Torricella Sicura oggi festeggia un'importante iniziativa Plastic Free attraverso la distribuzione di borracce in alluminio agli studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Sì, questa amministrazione ha dato sempre la massima attenzione e importanza a quello che sono i rifiuti. Abbiamo dal 2013 attivato il porta a porta con risultati soddisfacenti. E credo che sia necessario e doveroso da parte nostra il coinvolgimento dei bambini. Torricella ormai ha assunto un modello, io lo posso chiamare modello Torricella, in quanto in questi ultimi anni, ma da sempre, sin dal 2009, abbiamo dato la massima attenzione al territorio e quindi all'ambiente. Io credo che ci possa essere sviluppo, c'è una crescita sociale e culturale solamente con un territorio ben pulito, ben ordinato, e noi questo lo vogliamo fare. Oggi, se io mi trovo al terzo mandato, devo dire che anche la mia attenzione, quella della mia giunta, è stata al territorio. Quindi massima attenzione al territorio, alla pulizia del paese. Dobbiamo diventare come una piccola Svizzera. Io questo è quello che ho sempre detto, e quindi il coinvolgimento dei bambini è sicuramente necessario per avere un paese socialmente e culturalmente all'altezza della situazione. Il lavoro sinergico tra l'amministrazione comunale e la Rieco ha sicuramente permesso di ottenere al comune di Torricella dei dati di raccolta indifferenziata particolarmente rilevanti. Quali sono le iniziative previste per questo anno a venire? Allora, le iniziative sono tante, come oggi la consegna della borraccia, ma noi siamo attenzionati, grazie al progetto della Rieco, di coinvolgere tutti i cittadini e soprattutto i bambini. Abbiamo quasi un 70% di raccolta differenziata, che è un dato sicuramente positivo, e quindi siamo nel rispetto delle normative europee che impongono il 65% di raccolta differenziata. Ma questo dato comunque va sempre migliorato e sempre attenzionato, ecco perché l'amministrazione vuole stare sempre vicino ai cittadini, affinché questo buon risultato non venga vanificato nel tempo. Il comune di Torricella è stato definito addirittura il comune riciclone, ha ricevuto anche un riconoscimento tra i primi 4 comuni teramani per la minore produzione pro capite di secco residuo annuo. È una grande soddisfazione. Sì, questo è un risultato che viene dall'inizio del 2013, passo passo. I nostri cittadini in primis hanno capito l'importanza della porta a porta, della raccolta differenziata, e quindi è uno sprono per andare avanti su questi passi, su queste percentuali. Abbiamo iniziato il 2020 con questa manifestazione, portando la scuola, perché i bimbi, il nostro futuro, devono essere educati per l'ambiente e con l'ambiente. È un'iniziativa gradevole che darà modo a tutti i genitori di poter capire l'importanza che l'amministrazione, la Rieco, dà per questi temi. Ci saranno altre iniziative in tutto l'arco dell'anno. Iniziamo da questa, nel consegnare queste borracce simboliche per il Plastic Free, e andremo avanti con altre iniziative che sono delle giornate ecologiche, sono incentivanti anche per quello che troveremo nell'arco di una giornata all'interno del territorio del nostro comune, quindi plastiche, carte, e i bambini possono capire il senso di non buttare via la carta per terra, ma metterla negli appositi cestini. Possiamo dire che i cittadini di Torricella hanno risposto con una partecipazione elevata alla raccolta differenziata, e quindi a cercare di sostenere al meglio il proprio comune. Sì, spero che i cittadini possano capire anche altri aspetti, cioè quello di raccogliere bene e differenziare bene il prodotto. Infatti cerchiamo di differenziare in maniera molto precisa, non avere delle percentuali di rifiuto nell'indifferenziato, perché poi pregiudica anche il costo in discarico. Un altro tema importante che
la regione, la provincia deve farsi carico è quello di trovare degli impianti, perché ad oggi soprattutto in provincia di Teramo non abbiamo impianti attivi e quindi i costi delle discariche, i costi degli impianti organici sono molto ma molto importanti per noi come comune. Cerchiamo di rivolgere un appello alla regione, alla provincia per dar corso a una costruzione di questi impianti che ai comuni dell'entroterra teramano servono. Quali sono i dati importanti raggiunti dal comune di Torricella con l'introduzione della raccolta differenziata? Sì, siamo partiti nel comune di Torricella nel 2013. Il comune di Torricella Sicura nel 2013 aveva una percentuale di raccolta differenziata del 5%. Dopo alcuni mesi, appena dopo 4 mesi, già siamo saliti al 70%. La cosa bella è che questo risultato dal 68-70% è stata mantenuta costante per tutti gli anni. Pensate che i dati prima dell'introduzione del sistema porta a porta, il comune di Torricella Sicura produceva 90 tonnellate in media mese di raccolta di rifiuti secchi e non riciclabili e conferiti agli impianti di smaltimento. Appena dopo 4 mesi si è passati subito a 20 tonnellate mese. La raccolta differenziata, che in quel periodo era di 5 tonnellate mese, quindi con il 5%, poi è salito a 40 tonnellate mese. Diciamo che col comune di Torricella si sta lavorando bene, i risultati sono lusinghieri, la Rieco è soddisfatta anche perché con l'amministrazione comunale e con la comunità montana si collabora. Perché per raggiungere queste percentuali ci vuole la collaborazione di tutti, dal cittadino che deve essere le istituzioni e la società che fa raccolta rifiuti. Un problema che si pone in Regione Abruzzo è che c'è carenza di impiantistica. Noi stiamo spingendo per fare la raccolta differenziata, però mentre per i rifiuti secco indifferenziato gli impianti ci sono, per i secchi recuperabili, ovvero carta, plastica, alluminio, vetro, ci sono, abbiamo un po' di problemi per gli impianti di compostaggio e quindi molte volte siamo costretti a spingere per la raccolta differenziata, ma non ci sono impianti dove conferire questi rifiuti. Tant'è che ultimamente è uscito sul Sole 24 Ore un articolo che in Italia 200.000 tir all'anno viaggiano da regioni dove non ci sono gli impianti per conferire in altre regioni. E pensate che ogni giorno le regioni che non hanno impianti, e parliamo anche non solo dell'Abruzzo ma principalmente del Lazio, della Campania e della Sicilia, totale in Italia viaggiano circa 550 tir e autocompattatori di rifiuto, e questo è un problema serio, e spero che anche in Abruzzo si faranno appresto con nuova previsione di piano regionale gli impianti di compostaggio. Cosa si può dire al privato cittadino per stimolarlo con la raccolta differenziata? Guarda, Torricella stanno facendo bene, tant'è che i dati del CONAI ci danno percentuali di scarto molto basse. Quindi che significa? Che la carta che raccogliamo spesso si trovano delle impurità e qui le impurità sono basse. Io dico di farlo sempre più e in modo lusinghiero, in modo che queste percentuali di scarto non ci siano più per niente, e quindi è per noi un bel risultato. Anche il dato pro capite abitante anno di produzione di Torricella, siamo intorno agli 85 kg abitante anno, e questo ha permesso al comune di Torricella di entrare nella classifica promossa da Legambiente al quarto posto nei comuni sotto 5.000 abitanti. La Rieco, in collaborazione con il comune di Torricella, sta portando avanti dei progetti particolarmente rilevanti. Uno di questi è il Waste Travel. Di cosa si tratta? Allora, è un progetto rivolto alle scuole, in parole semplicissime, è un viaggio interattivo, virtuale, che parte dallo smaltimento, dal conferimento del rifiuto dentro casa, a scuola, al riciclo. In poche parole, i ragazzi attraverso dei visori
Visualizzano proprio il circolo che fa il rifiuto, quindi quando viene depositato, poi viene raccolto, trasportato nei centri di raccolta, nelle cartiere e successivamente riciclato. Ha riscosso molto successo proprio perché attraverso i visori loro sembra di stare, ecco, dentro i centri di raccolta, di recupero, quindi questo è quello che li entusiasma. È un progetto già in atto? In atto, l'abbiamo già fatto in tantissime scuole, sia qui nel Pescarese, e sì, ripeto, ha riscosso molto successo proprio perché i bambini, per loro è una scoperta. È uno dei progetti utili per sensibilizzare i ragazzi che magari non preferiscono più le spiegazioni teoriche, ma preferiscono valutare a livello pratico di che cosa parliamo. Esattamente, sì, loro vedono realmente. Infatti tutti mi dicono, ah, quindi succede davvero, sì, vedono realizzato ciò che anche loro cercano di sforzarsi di fare. Mi rivolgo anche al sindaco, al baby sindaco e al baby vice sindaco. Oggi vi verranno consegnate le borracce in alluminio per cercare di ridurre la plastica e per cercare di controllare la raccolta dei rifiuti. È un'iniziativa bella, voi siete contenti di contribuire? Sì, molto. Che cosa cercate di fare voi anche a casa per avere questa raccolta differenziata e per aiutare il vostro comune? Riciclare, aiutare anche i genitori a riciclare, aiutarli a pulire più e riciclare pure. Ritenete che sia importante un lavoro di questo tipo anche da parte del comune, visto che voi siete un baby sindaco e un baby vice sindaco, per cercare di aiutare con la raccolta? Sì, secondo me è molto utile per aiutare anche l'ambiente. Sì, fanno una cosa giusta. Ma a scuola cercano anche di insegnarvi quanto è importante il riciclaggio? Sì, molto. Sì. L'Istituto Comprensivo Civitella Torricella Sicura oggi partecipa a questa importante iniziativa in collaborazione con l'amministrazione comunale e con l'Arieco. Che importanza ha per la sensibilizzazione dei ragazzi un'iniziativa di questo tipo? È un'iniziativa importantissima per sensibilizzare i ragazzi alla raccolta differenziata. Innanzitutto il nostro istituto ha intrapreso più percorsi progettuali per poter affrontare il tema, da Libriamoci a altre iniziative che hanno una valenza nazionale. Ovviamente tutto deve essere riportato al contesto e quindi la Rieco è fondamentale per consentire ai bambini di comprendere sia l'importanza della differenziazione dei rifiuti, sia l'importanza del riciclo, ma soprattutto il tema attualmente emergenza mondiale della necessità di evitare proprio di sporcare il nostro pianeta, perché le risorse non sono infinite e la salvaguardia degli ambienti è fondamentale per la sopravvivenza di tutte le specie, quindi non solo quelle animali e vegetali ma anche della nostra, perché l'ecosistema è un complesso, appunto, sistema all'interno del quale tutti hanno un ruolo fondamentale. A prescindere dalla giornata odierna, possiamo dire che i docenti cercano di sensibilizzare quotidianamente i propri alunni ad un tema così delicato? Assolutamente sì, noi facciamo effettuare la raccolta differenziata all'interno di tutte le classi e ricordiamoci anche che il nostro istituto comprensivo è composto da 5 comuni che si trovano tutti e 5 all'interno di un parco nazionale. Quindi per noi il territorio ha una rilevanza importantissima e queste tematiche sono davvero fondamentali per l'educazione dei nostri alunni. Questi atti concreti, tra l'altro, rendono la nostra azione didattica ancora più significativa. Qual è la risposta degli alunni a temi di questo tipo? In genere la risposta è entusiastica, loro sono sempre molto partecipi e devo dire che anzi riportano anche a casa quello che poi apprendono a scuola, che è la cosa fondamentale quando si parla di educazione ambientale. Sono previste anche nel corso del 2020 altre iniziative di questo tipo? Sicuramente svolgeremo iniziative simili, anche perché le nuove leve, nuovi bambini, nuovi alunni che entreranno a scuola verranno educati al rispetto dell'ambiente e
un'attività di consolidamento della salvaguardia ambientale viene comunque riproposta annualmente anche per assurgere compiti che la cittadinanza e costituzione, materia nuova ma fondamentale del nostro ordinamento scolastico, ci impongono. Saranno sicuramente riproposte, anche perché, ripeto, come diceva la collega, sono iniziative che rendono i bambini partecipi in concreto di quello che è il discorso riciclo, differenziazione e salvaguardia del pianeta. Hanno una valenza pratica, concreta, evidente, e soprattutto questo è importante per i più piccoli, che altrimenti con i discorsi astratti si perderebbero. Thank you.